c'è qualcuno che vuole, prego. Approfitto per rompere il ghiaccio. Io mi chiamo René Benzo, vengo dalla Valle d'Aosta, sono presidente della Fondazione Istituto Agricolo Regionale, quindi scuola, ricerca e sperimentazione in agricoltura. Situazione un po' diversa da quella dei miei colleghi, ma analoga per tante problematiche che si sono evidenziate. In realtà volevo fare una domanda molto molto semplice. In questi giorni ci siamo interrogati tantissimo su quelle che sono le caratteristiche dei nostri alunni, su come migliorare, come dire, con questa riforma gli istituti professionali. Abbiamo condiviso da nord a sud che spesso sono gli alunni più deboli che vengono accolti nelle nostre scuole, ce ne prendiamo tendenzialmente carico veramente con cuore oltre che con competenza. Domanda banalissima, ma questi nostri alunni che diventano poi vostri collaboratori, vostri dipendenti, ma li prepariamo sufficientemente per poter affrontare il mercato del lavoro? Ci sono dei suggerimenti per poter migliorare su questo tema? Grazie. Allora, intanto grazie, è un'opportunità veramente significativa per tutti, ma soprattutto per me che da quest'anno muovo i primi passi all'interno di una formazione proprio di tipo agrario, per cui per me è tutto nuovo. Vengo dalla Sicilia insieme alla collega, c'è un altro collega in sala, mi chiedevo queste opportunità di incontri, perché abbiamo capito coordinamento, innovazione, rete, contatto col territorio. Ieri è stato interessantissimo il momento di confronto, ma oggi onestamente è molto più interessante. Allora mi chiedo, questo vale per tutte le realtà territoriali d'Italia o per noi in Sicilia potremmo avere qualche difficoltà in più? Chiudo. La terza domanda, e poi adesso siete troppi. Beh, comunque veloci, poi rispondo. Io vengo dal Molise e sono una dei dirigenti di quegli istituti professionali che contano una sola sezione all'interno di un istituto scolastico che è prevalentemente formato da scuole del primo ciclo. Problema, io sentivo che era quasi dato per certo, ben assodato, che quasi tutti gli istituti che sono qui rappresentati riescono a offrire ai loro studenti i vari patentini che sono propedeutici poi alla facilitazione dell'accesso nelle aziende. Io non sono riuscita a fare, se non sostenendo la scuola, le spese, perché la fascia sociale, diciamo, a cui la fascia reddituale che corrisponde ai nostri studenti è piuttosto bassa. Se non, dicevo, un corso, insomma, che per giudici sensoriali, al termine del quale sti ragazzi hanno conseguito sto patentino, ma l'INAIL mi risponde picche, e tutti gli altri soggetti ai quali ci rivolgiamo per dare qualcosa di più ai nostri studenti chiedono di essere pagati, e francamente per noi è molto oneroso. Sì, che c'era ancora un ultimo quesito, tanto sono più simili. Io solleciterei una maggiore incidenza, una maggiore collaborazione delle organizzazioni professionali nel piano di localizzazione degli istituti scolastici dei professionali agrari. Riscontriamo talvolta un'eccessiva concentrazione oppure una dispersione di alcune altre aree. In Campania in particolare, io vengo dalla provincia di Napoli, c'è negli ultimi anni una certa confusione nella localizzazione dei professionali agrari, che credo che danneggi il settore, oltre che danneggiare poi l'identità dei professionali agrari che magari stanno sul territorio da più tempo. Ultima. Sì, velocissima. No, niente, io proponevo alle associazioni di categoria un'esperienza di collegamento che va nell'ordine della formazione dei docenti. Era un'esperienza fatta in un altro settore, in particolare in quello meccanico. Premetto, io Teresa D'Aguarno, meridionale, tra me, che dirigo però una scuola in Emilia Romagna. In effetti era una iniziativa che derivava da un progetto europeo dove un gruppo di insegnanti, in accordo con delle grandi aziende del territorio, effettuavano questa formazione in situazione, cioè
i docenti andavano in azienda per verificare cosa vuole il mondo produttivo in termini di competenza, il ritorno all'azienda era di immagine, di valorizzazione attraverso questa pubblicizzazione del lavoro. Per il mondo della scuola era muoversi in quel contatto diretto. Niente, se me la sentivo di lanciare. Era un po' la domanda, prima, che visione voi avete delle scuole agrarie complesse, e la seconda era stata emersa sostanzialmente difficoltà anche territoriali, soprattutto al centro-sud, rispetto alla localizzazione, polverizzazione di queste scuole e anche rispetto agli strumenti che hanno in dotazione. Fare un giro tra di voi, diciamo. Mi passate il microfono. Ci sono molte domande. Innanzitutto, forse lo rispondo al dottor Orlandi, non volevo sminuire il discorso delle competenze dicendo che le conoscenze, se vogliamo fare proprio una distinzione, abbiamo un concetto di conoscenze che poi dopo si sviluppano nel saper fare e possono diventare competenze. Quindi l'idea era quella che c'è sempre un aggiornamento, le conoscenze di base sono quelle, però poi si evolvono e diventano competenze. Quindi nel senso positivo volevo leggere l'attività degli agrotecnici. Poi per il resto, spero di ricordarmi un po' tutte queste domande e cercare di dare una situazione. È vero che non è facile trovare la giusta dimensione e quindi evitare che ci sia un affollamento in certe aree che poi dopo non possono assorbire. Questo è un problema che difficilmente possiamo riuscire a risolvere, perché poi ci sono, cioè, o noi riusciamo a delocalizzare i corsi di studio, oppure questo sinceramente non so come si potrebbe risolvere. Potremmo andare nelle varie aree e organizzarci per capire come anche poi riportare. Sì, la domanda era un po' questa, siccome il dimensionamento delle scuole è competenza delle regioni, si chiedeva che le associazioni di categoria potessero essere parte in causa nei tavoli con le regioni affinché non ci sia una proliferazione di istituti agrari che poi portano al surplus che non è più gestibile, e soprattutto a scuole con dimensioni molto piccole, senza aziende e quant'altro. Questa era un po' la richiesta che veniva fatta da alcuni docenti. Allora, non avevo capito la domanda. Diciamo, siccome siamo tutti rappresentanti a livello nazionale delle nostre organizzazioni, quello che possiamo fare è sensibilizzare i nostri colleghi sul territorio a questo tema. Questo sicuramente noi ci coordiniamo spesso con i nostri territoriali e quindi, diciamo, ci ricorderemo di affrontare questo. Anche in Sicilia, a parte che la Codiretti ha detto che sono presenti in tutto il territorio nazionale, non solo, ma anche in Sicilia ci sono organizzazioni, quindi diciamo se le cerca in qualche maniera le troverà, ce l'abbiamo anche noi, per dire, oppure anche loro, poi ognuno ha le sue, diciamo, momenti di alti e di bassi. Per quanto riguarda l'esperienza invece della on the job dei docenti, questo mi sembra molto utile, per me si collega a quello che dicevo anche prima, cioè noi di fatto abbiamo una grandissima offerta di realizzazione di formazione sul territorio nelle aziende, vengono consulenti di vario tipo, vengono docenti di vario tipo e quindi assolutamente potremmo coniugare le due questioni. Per quanto riguarda, diciamo, il costo dei patentini, questo è un discorso, mi sembra di capire che magari in una regione più piccola è più difficile trovare i finanziamenti, lì ci vuole un po' di tecnicalità, avere un po' di inventiva, perché bisogna andare dalle istituzioni per vedere dove ci sono i finanziamenti, oppure dagli enti, io so, propongo di rivolgersi agli EBAT, che sono gli enti bilaterali sul territorio, perché certe volte finanziano alcune attività per i dipendenti delle aziende, e magari potrebbe essere una bella collaborazione chiederla per finanziare. Non saranno 3.000, ecco, quindi diciamo 15-20 persone, 20 ragazzi fanno questi patentini e fanno quello che gli serve, penso che si può trovare, quindi con un po' di pazienza, però magari andando a chiedere sul territorio cosa si trova, cioè noi magari possiamo sollecitare, però questo vedremo. Si potrebbe lanciare anche un'idea all'INAIL, perché visto che il tema della sicurezza in agricoltura sta esplodendo, tant'è che la Regione Emilia-Romagna, con anche l'intervento del Collegio degli Agrotecnici, ha finanziato per tutti gli alunni delle classi terze il patentino come elemento obbligatorio, quindi inteso in un progetto più ampio che questo, quello della sicurezza. Non mi risulta che è stato mai chiesto, quindi no, siamo un'ottima idea. Questa potrebbe essere un bel filone, cioè, il canale dell'INAIL potrebbe essere. Anzi, io con i bolognesi noi facciamo un convegno
fine aprile in collina, il proprio sul tema della sicurezza in agricoltura, perché era un progetto interistituzionale. Quindi potrebbe essere anche un canale più generale a livello di reti di promuovere per attingere una forma di cofinanziamento, perché effettivamente da un punto di vista formativo è un valore aggiunto che diamo al curriculum dei nostri ragazzi. Quindi ci portiamo a casa due cose, l'INAIL e i fondi interprofessionali per vedere insieme, questo sicuramente. No, volevo soltanto aggiungere rispetto alla domanda del primo intervento sull'adeguatezza, diciamo, della formazione. Poi è un po' difficile forse rispondere, perché sapere se oggi i ragazzi sono formati o sono pronti già per il mondo del lavoro, questo credo che sia un po' difficile dare una risposta. Sicuramente per lavori che richiedono una certa competenza sicuramente dovrà essere fatto qualcosa in più, e quel qualcosa in più secondo me passa anche per quello che ci siamo detti, cioè sulla formazione dei docenti, perché quello credo che sia il passaggio fondamentale. Nel momento in cui il docente capisce, vivendo l'azienda, quello che sarà poi la finalità, il lavoro a cui si troverà davanti poi l'alunno, secondo me fatto quel passaggio, secondo me poi la risposta sarà automatica, perché sicuramente i ragazzi verranno formati in base alle esigenze di quell'azienda, di quel territorio o di quelle specificità che andrà poi a trovare proprio nel mondo del lavoro. Io aggiungo ben poco, condivido totalmente quello che tra l'altro ha detto anche il presidente Orlandi prima, cioè di quanto sia fondamentale l'unificazione, scusate, non è l'unificazione, comunque lavorare in gruppo tra professionisti, perché lì si acquisiscono, cioè quello studio, quell'associazione di fatto si propone con competenze a 360 gradi, che poi è quello di cui ha bisogno l'azienda, cioè le aziende, ma anche noi stessi, non possiamo più avere il super esperto solo di HACCP, perché dopo un secondo hai un'altra esigenza, e la forza della strada che ha tracciato il presidente Orlandi è proprio questa, cioè in quel contesto, ma gli avvocati l'hanno fatto da tanti anni, cioè la competenza dei professionisti che risiedono, che sono uniti da un unico intento, aiuta da questo punto di vista. La scuola ovviamente non potrà mai, secondo me, mettere nelle condizioni i ragazzi di lavorare il giorno dopo, perché nessuno di noi credo abbia avuto storicamente questa possibilità. Certamente gli approfondimenti accendono quelle micce anche di passione, secondo me, cioè ognuno di noi riesce nel proprio lavoro se poi lo ritiene la sua strada. La strada poi ognuno se la deve approfondire, anche qui d'accordissimo a trovare delle risorse, però noi dobbiamo far capire ai ragazzi che se vogliono specializzarsi e vogliono emergere come professionisti devono investire su loro stessi, le loro famiglie devono investire, signori, cioè le università più importanti del mondo sono a pagamento, cioè quindi dobbiamo tentare di trovare le risorse se possibili, però come dire, dobbiamo preoccuparci di offrirgli veramente dei profili professionali di qualità, e quelli purtroppo costano, quindi dobbiamo fare in modo che tutti, anche perché, scusate e chiudo, l'approccio a un corso gratuito non è lo stesso di un approccio quando uno paga, eh? Cioè quando io pago pretendo il servizio, se sto lì perché qualcuno me l'ha regalato magari dormo tutta la giornata, tanto che me frega, questo è un aspetto importante, io lo vedo nelle attività che facciamo specifiche. Se io stesso quando vado a fare un corso e pago 3.000 euro, se poi non mi danno quelle informazioni che io mi aspetto, diventa un problema per gli organizzatori. Se invece faccio un corso che mi regala la Coldiretti, magari sto lì, non posso pretendere nulla. Allora quindi cerchiamo di, secondo me, di ragionare anche in quest'ottica, perché noi dobbiamo essere i primi a sensibilizzare i ragazzi, a fargli capire che è vero che insomma non siamo ricchissimi, nessuno di noi è ricco, però l'investimento significa poi professionalità. La Sicilia, professoressa, noi abbiamo ovviamente i colleghi della Sicilia, se le vorrà li metterò in contatto. Noi abbiamo una forza, mi permetto di dirlo, in Coldiretti, che noi siamo molto verticistici, nel senso che quello che il centro dice si fa sul territorio. Quindi, siccome questo per noi è importante, possiamo anche interagire con la struttura nazionale, e di fatto la struttura territoriale
garantirà lo stesso standing che garantisce la struttura nazionale, perché questi siamo noi, cioè noi siamo la bandiera gialla da Roma fino a Pantelleria e quella è l'unica lingua che noi parliamo. Chiaramente, l'ho detto io prima, non sempre lo si riesce a fare perfettamente, ma il nostro mestiere è quello di migliorarsi, quindi assolutamente disponibile la Sicilia come il Molise, come la Campania. Chiaramente siamo anche noi lo specchio della società, quindi ci sono delle problematicità territoriali diverse rispetto al nord, che continua a essere la locomotiva, cioè lo dobbiamo dire, in agricoltura quello che noi riusciamo a fare, diceva il Presidente Orlandi, con le aziende del nord, noi ahimè abbiamo difficoltà a farle con le aziende del sud, quindi ci auguriamo che il sud con tutte le sue potenzialità riesca ad avere un approccio culturale e diciamo tecnico come fa il nord da oramai da anni, quindi bene la zootecnia ed è un traino importante, quindi facciamo dei lavori insieme, speriamo di aver risposto alle vostre domande e siamo a disposizione. Bene, grazie, io spero che questo tavolo, primo tavolo, sia veramente l'avvio di un lavoro in comune. Tra l'altro le nostre azioni avranno anche un incontro seminariale a marzo per i docenti delle scuole professionali, quindi probabilmente chiederemo anche in quel contesto un vostro intervento. Vi ringrazio ovviamente a nome di tutti della presenza. Oh yes, I'm the great pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around.